Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentrovati in questo nuovissimo video. Oggi voglio mostrarvi alcuni libri che ho autografati. Sono naturalmente tutti italiani perché non ho avuto modo di farmi autografare libri di autori stranieri. Questo è anche un modo per consigliarvi dei libri, e anche se molti di questi me li ricordo poco, purtroppo mi piacerebbe ricordarmeli. Partiamo subito con il primo, che è Da parte di padre di Marco Iporietti Mancini. Allora, questa è ovviamente la dedica e la firma che mi ha fatto, e questo è il primo di una trilogia. Parla di un ragazzo che poi diventerà soldato durante la Prima Guerra Mondiale. Parte così la storia e andrà avanti per tutta la sua vita. Molto crudo come libro, ma anche informativo, quindi ve lo consiglio. Madonna, questa volta, ed è un thriller. Ed è Io vi vedo, di Simonetta Santamaria, che è stata simpaticissima, mi ha fatto questa dedica simpatica. E questo libro racconta di un uomo a cui è stata assassinata la figlia, e quindi lui per tutta la vita cerca un modo per poter rivendicare la morte della figlia, e lo fa in modo brutale, lo fa per conto suo perché con la divisa, un po', lui è un poliziotto e con il suo distintivo, la sua divisa, non può fare quello che vorrebbe per sua figlia, quindi lo fa per conto suo. Vi consiglio di leggerlo, io ricordo con piacere questa lettura, quindi non tutti gli autori italiani fanno schifo a scrivere. Ho due libri dello stesso autore perché l'ho incontrato due volte e vorrei continuare a incontrarlo per farmi autografare i suoi libri. Questa volta si tratta di due fantasy: I segreti di Askeladd, Gli Israeli evoluti, e I segreti di Askeladd, l'abisso. Ho incontrato per la prima volta Federico Paccani, l'autore, per il primo volume di questa forse trilogia, al momento trilogia, anche se il terzo non ancora esiste perché sta in corso di scrittura, a Lucca Comics. Quindi questa firma viene direttamente da Lucca Comics 2018, mentre il secondo volume, che è un mattone enorme, viene direttamente, quindi anche la firma, viene direttamente da Pescara Comics 2019. Questi due sono due fantasy di cui vorrei parlarvi assolutamente il più presto possibile, appena Federico scriverà il terzo e io lo incontrerò di nuovo perché farò in modo di incontrarlo e di avere anche il terzo autografato. Poi ho tre libri dello stesso autore, anche in questo caso io vorrei continuare a incontrarlo sempre Forever and Ever. Si tratta di Pier Giorgio Pulisci. Il primo libro che mi sono fatta autografare da questo scrittore è Il Canto degli Innocenti, che io ho amato alla follia, anche se non è, penso, per il mio, il suo miglior libro, però raga, c'è l'ingrippo che c'è in questo libro, non potete capire, cioè solo leggendolo potete capire quale mente malata farebbe tutto ciò. E questo non sarà neanche l'unico suo libro che vi farà porre questa domanda. Questa è ovviamente la sua firma, la sua scrittura, la prima dedica che ho ricevuto in assoluto da un autore in generale. Poi il secondo è stato La scelta del buio, sempre di Pier Giorgio Pulisci, che è una sorta di seguito del Canto degli Innocenti, perché sono tutti autoconclusivi, però fanno parte della stessa collana, quindi hanno lo stesso protagonista, anche se con storie diverse. Il terzo dello stesso autore è L'Isola delle Anime, che ho incontrato l'autore quest'estate, quindi l'ho fatto autografare quest'estate, ed è l'ultimo appunto che ho potuto farmi autografare in assoluto. E questo è ovviamente la firma e la dedica. Siamo altri tre autori che non c'entrano niente l'uno con l'altro, e sempre italiani, questo mi ricordo, forse avevo avuto 17-18 anni, una cosa del genere. Il primo è La canzone del sangue di Giovanni Ricciardi. E non ricordo tantissimo, però anche questo fa parte di una collana. Anche questo fa parte di una collana. Mi sono ritrovata a leggere l'ultimo uscito all'epoca. Avrei voluto leggere il primo, però mi sono ritrovata a leggere l'ultimo uscito e quindi poi non ho continuato perché sono partita, sono entrata in mood, anzi nelle pippe mentali che erano troppi, che ormai avevo letto questo, che era l'ultimo, e quindi vabbè, non ho più letto nient'altro. Abbiamo Questa scuola non è un albergo di Piero Imperatore, credo che la sua dedica sia la più bella di tutte. Avevo appena 17 anni forse. E sì, cioè questo libro è troppo divertente, troppo troppo divertente, e vorrei
tantissimo a recuperare altro di Pieno Imperatore. Sto già pensando a cosa comprare, cosa leggere nei prossimi mesi. E l'ultimo è Il mistero dell'orso marsicano ucciso come un boss ai quartieri spagnoli di Antonio Menna, che mi ha fatto tantissimo ridere, nonostante non ci sia niente da ridere in realtà, però lui comunque, anche in un libro in cui non si dovrebbe ridere, mi ha fatto comunque ridere. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo video e se avete anche voi qualche libro autografato, anche se mi volete far rosicare, e quindi ditemi se avete qualche libro di autore straniero autografato. E se non ancora lo avete fatto, iscrivetevi al canale e attivando la campanella per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!